Salve miei cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Oggi ci aspettano le lezioni età cosmiche. Forse devo fare prima l'altra che forse è un po' più interessante, ma ragazzi, le età cosmiche mi sa di interessante. 8 ore di lezione che ci aspetta, andiamo a iniziarla per poi poter passare al capitolo 34, sempre più vicini alla meta, sempre più vicini a essere in pari. Buonasera studenti, sembrano passati secoli dall'ultima volta che ci siamo visti, ma veramente era una battuta sulla cosa cosmica, eh? Secoli che, per l'immenso universo, passano in un batter d'occhio. Stanotte faremo del nostro meglio per calcolare l'età del cosmo, un concetto che sfugge a ogni comprensione, o quasi. Non vi sentirete mai vecchi se penserete al grande universo? Beh, in effetti, sì. Faremo meglio a prendere bene appunti. Ci sono tanti numeri da ricordare. Numeri che però non ci interessano. È un po' triste immaginare il nulla prima del Big Bang. No, la canzone di Big Bang Theory non mi viene. Al momento si ritiene che l'età dell'universo sia di 13,8 milioni di anni. Al momento. Ci deve essere un angolo tranquillo nell'universo in cui si può stare in pace. Non ne sono sicuro. Immagina quanto potremmo diventare forti se avessimo 13,8 miliardi di anni. Ho detto milioni prima. Se l'universo vuole darmi del filo da torcere, avrà un secondo Big Bang. Cosa? Non ho capito, le passo mio marito. Credevo che tenere nota dei numeri fosse dura, ma queste cifre sono enormi. Chissà quanto è vecchia la Luna. Si può calcolare quanto è vecchia la Luna, si sa quanto è vecchia la Luna, più o meno. Quindi, cioè, boh. Chissà se esistono delle fenici che risalgono al momento del Big Bang. Non credo, non c'era ancora vita in quel momento, dai. Chissà come ci si sente a essere sviluppatori che non ci fanno ascoltare le cose. Comunque, se vedete bene in alto a sinistra, sono a livello 41 del... quello lì, dei libricini blu, insomma. Ora vediamo se avete prestato attenzione mentre passa l'ennesimo treno. Il primo di una lunga serie, ragazzi! A partire da quale evento si misura l'età dell'universo? Il Big Bang, direi. Cioè, anche le lezioni magiche sono uguali a quelle babbane. Sono sempre le solite. Astronomia. Solita roba quotidiana. Mao c'è la nostra amica strana, perché è un'amica strana che ci dice cose, ride, sorride, è felice. Lei è felice, ragazzi, è felice. Dimostrazione dell'età cosmiche. Come se si potesse dimostrare, lo sapremmo, eh? Ora vi mostrerò come si stabilisce l'età di una stella. Questo mi interessa. Giro cronologia, ammassi globulari. Chi l'avrebbe mai pensato che gli sviluppatori non ci fanno leggere tutto? A me sembra che possiamo semplicemente concordare che le stelle sono vecchie e chiuderla qui. Bravo Barnaby, la pensa come me. Se non orbitassimo intorno al Sole, vicino a quale stella ci piacerebbe vivere? Un'altra luminosa, presumo? Usiamo le probabilità scambievoli delle stelle all'interno di un ammasso per capire la loro età. Interessante. A furia di parlare di stelle mi gira la testa. Tu riesci a seguire il filo del discorso, Rocky? Sì, io seguo tutto, ragazzi. Seguo veramente tutto. Io propongo di segare una stella in due e contare i cerchi. Non credo funzioni. Ci deve essere un incantesimo per sapere l'età precisa di una stella? Me lo chiedo anch'io. È più semplice che gli sviluppatori non ci fanno leggere il testo rispetto a farcelo leggere. In effetti, ragazzi, è più semplice. È una nazione di una certa importanza, perciò non distraetevi. E io, essendo esattamente al centro, quasi, del cerchio, non mi sono assolutamente distratto. Yuhu! Alanza è felice. Perfetto. Se lei è felice, siamo felici tutti. Giusto? Non credo. Però... ah, età cosmica. Oh no, questo è in inglese. Speriamo che... no, ok. Ogni tanto la luminosità e il colore delle stelle possono dare indizi sulla loro vita, la loro roba. Le stelle blu sono più calde delle altre, proprio come il fuoco. È la prima cosa sensata che non riesco a leggere. Ragazzi, ma è diminuito il tempo o sono io sempre lento? Mi piace il fatto che l'universo sia colorato e non solo rosso e blu. Finito di nuovo l'energia, ilpixelmatto.it/taccuini per avere energia infinita e anche i taccuini. Le nane rosse non sono ancora trasformate in nane blu, per questo non esistono. Sono rosse, non è che non esistono. Quella è una nana rossa o una gigante rossa? Mi serve un metro di misura. Un giorno mi piacerebbe dipingere il ciclo di vita di una stella. Ci vuole un bel po', ci vuole, eh?
Il cielo notturno è pieno di stelle, spero che non dovremmo classificarle tutte. È un po' impossibile, a occhi nudi almeno. Tutte le stelle blu del cielo sono stelle giganti e alcune sono quelle. Sembra che tutto ciò che sappiamo del cielo notturno siano solo congetture. Le stelle blu sono quelle che gli sviluppatori non ci fanno leggere e che noi avevamo già letto prima, mi sa, non ne sono sicurissimo, però sì. Più una stella è blu, più è calda. Forza, iniziate a classificarle. Pensavo... ok. Oh no, ragazzi. No. Questa non lo sopporto, sta cosa qua. XX, le X tutte a sinistra, le X tutte a sinistra. E poi hanno cambiato... Perché erano delle B e ora sono delle... Avete visto che ha cambiato, tipo... vabbè. Un po' buggatino, eh. Piccolo buggatino, cucciolino lui. Ah... Devo anche portare quel 40 in un 41, eh. Ci siamo quasi, tra l'altro. Aggiustiamo il sestante. L'astrometria può aiutarci a raccogliere più informazioni su una stella. Bella comunque che c'ha una costellazione sulla divisa lei. Ricordatevi, è più facile calcolare l'età delle stelle se si trovano in un ammasso stellare. Interessante. Sto sbagliando tutto, oppure le stelle si sono spente. Qualcuno può aiutarmi? Togli il dito dal sestante. Togli il dito dal tacco. È bello applicarsi in una materia che ha le regole ben definite, come la matematica. O l'astronomia. I sestanti sono difficili da usare, ma hanno un che di elegante. Sono bellissimi i sestanti, ragazzi. Non capisco come queste nozioni possono esserci utili nella vita di tutti i giorni. In effetti, beh, è figo andare lì in un appuntamento romantico e dire: ehi ragazzi, guarda come so leggere la stella. Ammetto che quando devo darmi alla rimenzia inizio a non capirci più molto. Comunque non ehi ragazzi, ma si spera una sola ragazza o ragazzo. Però magari abbiamo più fortuna e ne abbiamo due insieme, chi lo sa. Questo non lo leggeremo mai, Ben, mi dispiace. Prendiamo questo qui che ci dà il punteggio giusto e andiamo avanti per calcolare l'ultima stellina. Veloci, annotate ciò che avete osservato. E beh, più veloce di così non si può. Aspettate 30 secondi, poi 3, poi 2, poi 1. E poi finalmente si tiene premuto e si lascia al momento giusto. Mamma, mamma, mao. Top. Magnifico, abbiamo fatto anche questa, ragazzi. Oh Penny, ciao Penny, sei venuta a spiare, vieni, guarda tutto. Guarda come sono bravo, sono bravissimo, eh. La vedi quella? È l'orsa maggiore, è un grande carro. E quelle sono le stelle, guarda, là c'è Aldebaran, guarda. E la vedi quella? È troppo tardi, ragazzi, non la vedremo più quella. Aldebaran comunque è una stella dell'orsa maggiore. È ora di mettere in pratica la teoria. Prendete le vostre carte celeste e se guardate l'orsa maggiore o il grande carro, insomma quella costellazione lì, vedrete che la seconda stella in realtà sono due stelle. Andate a controllare una sera, è veramente fantastica l'astronomia, mi piace un sacco. Bene, è ora di mettersi al lavoro. Che cosa mi indicano queste stelle che possa rilevare la loro età? Chi lo sa, chi lo sa. Allora, questa quanto è vecchia questa stella? E questa? E questa qua? Sono vecchie, giusto. È bello finire la giornata studiando le nostre carte celesti, vero? Sì, più o meno, dai. C'è di meglio. Penso che aver passato troppo tempo ad abbellire la mia carta celeste e ora fa cose che non dovrebbe fare. Credo che l'abbia capito, ma le stelle mi piacciono molto. L'abbiamo capito. Ho deciso che le mie stelle hanno tutte la stessa età. È una scelta molto rischiosa. Se solo potessi pronunciare il potere di una stella che si trasformi in una supernova con qualcosa, sarei potentissimo. A un campione di duelli come me gli sviluppatori non fanno dire mai niente di interessante, perché non me lo fanno leggere nemmeno. Ed eccoci qua con la quinta stellina, ora vediamo se riuscite a calcolare l'età di tutte le stelle sulla vostra carta celeste. Beh, vediamo, se lo faccio in questo modo è facile. Guarda qua, magnifique. Bella questa carta celeste che ho appena sbafato con una bella sop. Alanza è di nuovo felice. Grande Alanza Alvarez, o com'è che si chiama? Alonzi Alanza, molto più carino. Mamma, abbiamo fatto più 200 monete completamente inutili, se vedete in basso a destra. Ma noi raccogliamo ugualmente e siamo pronti ad andare a fare l'ultima lezione. Hole Higher Force. Ragazzi,
c'è qualcosa di goofy. Spero che sia in inglese, in italiano, sta qua, perché ho quasi detto in inglese. Speriamo bene che non lo sia. Ragazzi, ho paura, è tutto in inglese qua. No, ok. Quanti di voi hanno partecipato alla prima guerra mondiale? Basterà che alziate la mano. Nessuno? Ah, forse eravate troppo giovani per allurarvi. Il tempo vola, proprio come Goofy, e questo ci ricollega alla lezione di oggi incentrata su Lowell Air Force, lo stormo militare di Goofy. Ma ragazzi, Hogwarts Mystery non è ambientato prima? 1900 qualcosa, non mi ricordo però che anno, e non mi ricordo neanche in che anno è Harry Potter, però no, è dopo, perché sono già, no, è sicuramente dopo, è dopo, scusate. Potrà sembrarvi incredibile, ma i Goofy hanno dato un contributo prezioso durante la guerra. Sì, e i miei lapsus di memoria che collocano Harry Potter molto prima di quando dovrebbe essere. Ma quanti anni fa... Ah, Beans, sembra uno che guarda oltre la storia. E in effetti, Errol è così vecchio che potrebbe aver preso parte alla guerra dei 100 anni. E ora non esageriamo, è il pixelmatto.it/taquini per l'energia, i taquini, le gemme e tutto quanto. Whole Air Force? Uno stormo militare di Goofy? E come funzionava? Andavano a cagare in testa i nemici. L'argomento è interessante, ma ormai mi viene sempre sonno durante questa lezione. È una cosa incredibile. In effetti, mi viene sonno davvero, ho sonno. Dennis potrebbe essere un esperto di demolizioni. Ha già esperienza con le caccabombe. Perché c'entra le demolizioni? Ah, demolivano? Chissà se c'è qualche gufo della gufferia che è un discendente degli Air Force Goofy! Sai, hanno provato anche a rincorrere i pancia squamati ucraini. E non si sa perché. Sai, molte mode babbane prendono ispirazioni da uniformi militari e vestiti simili. Non ho visto l'uniforme, quindi non saprei dire se è vero oppure no. Ci becchiamo 15 liberotti, ragazzi. Empatia no, coraggio nemmeno. E quell'altro ancora. Rocky Balboa, hai memorizzato tutti i fatti? Chi fu ministro della magia della prima guerra mondiale? Che ne so io, mica l'hai detto. Non l'ha detto, ragazzi. Ma io ho studiato. Archer Evermond, prof, anche se lei non fa lezione come dovrebbe, io so tutto. Lo so. 33% di possibilità di vittoria, ce l'ho fatta. Ah, ok, leggiamo i gufi dagli studenti. Ben, cosa ci insegni oggi? Spero che, come me, anche voi troviate questo materiale interessante. Ho una domanda. Chissà se Simon Dentata ha inventato qualche gufo per il suo libro. Intervistato, ragazzi, non so leggere oggi. Immagino che alcuni gufi non avessero la stoffa per far parte dello stormo militare. Quelli fatti male, quelli tristi, quelli con una piuma spennata, quelli che soffrono di vertigini. I gufi sarebbero benissimo con delle uniformi da soldato. Ok, va bene. D'accordo, Badia. Mi sono messa a dipingere tutte le volte che gli sviluppatori non mi fanno parlare e sono rimasta sorpresa di quante volte erano. Sono state. Immagino che sia meglio farvi delle domande per scoprire se mi avete ascoltato. Chi scrisse quella roba? Vita di una guerra in Europa, bla 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 bla. Simon Dentata è l'unica persona che hanno nominato. Mamma. Beh, di sicuro non la prima, che non c'entrava nulla. Mentre passa un altro treno, lo sento. Non lo vedo ancora. Eccolo lì il treno laggiù in fondo che passa. Mamma, guardate, sentite come trema. Io sento tutto tremare qua. Vabbè, d'accordo. Ma ragazzi, eccoci qua alla lezione di Pixelino. Attenzione, soldati! Siete stati arruolati nell'esercito di Pix. Riflettiamo che è meglio, va? Non ho mai visto Pix così ben preparato. Pix che sa la storia, gli piacerà la storia. Se Pix proverà a spradroneggiare con me, lo maledirò. Ecco, cosa farò? Lo maledirò per sempre. Vieni qua, Pix, non scappare. Ascoltate, reclute, al momento state combattendo per la grande nazione di Pixilvania? Non mi convince molto la questione che questo stormo militare non avesse... cosa? Come dici?
Chissà se Pix ha un'ideologia alla base dei suoi scherzi, mi sa proprio di no. Può essere. In realtà non ce lo fanno leggere, in realtà non ce lo fanno leggere. 5, dai, miseri, miseri. Indovina, indovinello, rispondi alla domanda o faccio entrare un pipistrello. Servirai la grande nazione di Pixlandia, soldato? Sì, signore, signore, sì, signore. E dopo faccio rispondere sì, se rispondo di no. Pipistrello per me. Oh, potevo fare 9, se c'era davvero il pipistrello. Cavolina di Bruxelles. Se qualcuno ha sbagliato questa oppure ha detto di no, cioè che poi è la stessa cosa, fatemi sapere se è arrivato davvero un pipistrello, che sono molto curioso. Ah, che bello, che bello, che bello il pipistrello. Assaggio di dolce. Ho fatto scorta di snack a Milanda. A Melandia. Mangiamolo insieme. Milandia. I dolcetti di Melandia. Il pixelmatto.it/taccuini. Con l'aiuto di queste api frizzole sarei perfino riuscita a volare con Lowell Air Force. Ci sono api frizzole per tutti, ne vuoi una? Le api frizzole sono la soluzione giusta quando hai bisogno di essere risollevato. Sì, ma proprio perfettamente. Oh, scusate, se non fosse per tutto questo zucchero probabilmente sarei già dormendo. Contando quante volte svaligio Milandia, quel posto andrebbe in bancarotta senza di me. Guarda, fanno male le troppe caramelle, eh? È sempre utile non leggere le cose, lo so. 40 puntozzi di coraggio per noi, l'ho imparata stavolta, tac. Coraggio, empatia e quell'altro è studio, non lo so. Rocky, ti sfido a tirare l'attenzione di Beans con questo yo-yo ululante. Vediamo un pochettino, ululiamo, au. Ma l'ho fatto in silenzio perché ci sono riuscito. Prof, non mi ha scoperto, so bravo. So bravo, so bello, so fotomodello. Anzi, son bravo, son bello, son spezza incantesimello. Yeah. Eccoci qua, ragazzi, bisogna calcolare, prendere e vincere l'ultima stellina, ragazzi. Comunque due lezioni da 8 ore sono pese, eh. Vorrei scrivere così tante cose in questo tema, eppure ho così poco tempo. Non so come, ma riesco sempre a dimenticarmi che dovrò scrivere un tema a fine lezione. È una cosa triste, in effetti, eh. Sai, mentre scrivo riesco a mettere in ordine i miei pensieri. E tu? Perché Smelda sta facendo dei suoni che ricordano quelle delle espulsioni? Cosa? Ho finito l'energia, ovviamente, mi sembrava giusto. Pensi che abbiano reintrodotto quella roba lì per eventuali conflitti futuri? Non lo so, boh, può essere. Come vorrei scrivere cose che non ho letto per colpa degli sviluppatori. Ma ragazzi, eccoci qua. Con tutte e 5 stelline siamo pronti a finire questo video. Prima però bisogna finire di scrivere il tema prima che sia troppo tardi. Eccoci qua. Devo finire il mio tema alla svelta prima che Beans passi a ritirarlo. Ok, 30 secondi per noi ragazzi, ma ce ne basteranno 6 secondo me. Guardate, io faccio così. Vado qui. Vediamo un po' quanti ne servono. Il minimo per farlo sono 7 secondi, ragazzi. 7 secondi al minimo, più o meno. Magnifique, mamma, l'ho finito, salve. Sì, ho fatto tutto, prof. Guardi come sono bravo, sono bravissimo, prof. Lo so. Ma ragazzi, siamo alla fine della lezione. Abbiamo finito questa lezione, possiamo andare a prendere la ricompensa che ci darà anche la fine del capitolo 33. Gioco di imitazione. Siamo pronti al capitolo 34. Preparativi finali. È quasi tempo di infiltrarsi in R. Consultati con i tuoi amici e preparati. Mamma, eccoci qua. Ti aspettiamo nella gufferia. Vieni appena puoi. D'accordo, nella prossima puntata, ragazzi, andremo nella gufferia e andremo a scoprire assolutamente come fare e cosa succede. Mamma. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Was Mystery. Qua siamo quasi 19-20 minuti di video. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi pensare cosa ne pensate di questo nuovo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e queste lezioni un po' noiose ma anche interessanti, almeno la prima. Ed è bello sapere che hanno usato dei gufi per mandare messaggi segreti, messaggi in guerra. Mamma, per oggi è tutto, fatto il misgatto. Mamma. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati,
Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!